è quello più piccolo il braccio bambino, mi raccomando, non confondetevi. Elezione di Miss Mamma, Mister Papà e poi ovviamente anche un'elezione per un concorso di bellezza dedicato tutto ai bambini, piccoli, piccolissimi, un po' meno piccoli, però insomma tanto divertimento al torneo Città di Bolzano. Come vedete stanno iniziando a sfilare sul palco, guardate come sono carini, dobbiamo ancora capire perché alcuni hanno le scarpe in mano, ma lo scopriremo. Tutti elegantissimi oltretutto. Vediamo chi andrà a vincere allora questa sera. 18-19, perché sabato 17 eravamo in disastro. Prego. Il nome di qualcuno ce l'ha, qualcuno no. Allora, chiedo per... Poi mi spiegate se avete le scarpe in mano? Dove va? Ovviamente durante la sfilata dei più piccoli abbiamo anche dei genitori che stanno facendo delle riprese e noi vogliamo sentire un po' i genitori che fanno delle riprese. Ma sono bellissimi questi bambini, dai, è fantastico. Ci vorrebbe un po' più di tifo, perché qua l'unico che parla è il mago. Qua ci vorrebbe un po'. Inizi lei col tifo. Vai bimbi, vai! Mago, poi. Se vuoi. Un grande applauso per Valentina. E abbiamo qua con noi il concorrente più piccolo, possiamo dire, della sfilata dei piccoli, la sfilata di bellezza. Come si chiama? Evan. E da quanto tempo? 3 mesi e mezzo. E come mai hai deciso di farlo sfilare? Mi hanno visto, mi hanno detto fallo salire anche a lui sul palco. Va bene, ho detto lo faccio sfilare. Ma poi sfili anche tu come papà? Sì. Ah, addirittura. E poi c'è anche la mamma. Appuntate a vincere tutta la famiglia. Sì, per forza, bisogna, se no... Beh, complimenti per il piccolino, speriamo che vinca. Io tifo per lui, ma non tifo a nessuno. Anche io tifo per tutti noi. In bocca al lupo allora. Grazie. E ciao piccolo Evan. Poi ciao. Ciao ciao. Bellissimo. E alla sfilata ovviamente non poteva non esserci un backstage e una meravigliosa parrucchiera che sta facendo tutte le acconciature, la signora Rossella. Ciao. 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 Come sta andando allora? Raccontaci un po' cosa stai facendo. Beh, penso che stia andando bene, sono contenta che sono tutti qua e non lo so, sto facendo acconciature, ci provo. In base ai vestiti provo a fare qualcosa di adeguato. Hai acconciato anche i piccolini? Sì, tutti i bambini, erano tutti contenti, non vedevano l'ora, erano a me cosa mi fai, a me cosa non mi fai, carini. Bene, allora buon lavoro, ma sfilerai anche tu o sei... Assolutamente no, non ci penso neanche, grazie mille. Grazie a te, ciao. Ciao. No, noi iniziamo a fare giochi di... Cosa farai da grande? La mamma, grande scelta, tutta. E abbiamo con noi in esclusivissima la vincitrice di Miss Mamma, che non se l'aspettava neanche un po' a giudicare dalla faccia, Cristina. Ciao, grazie intanto per essere qui con noi, per darci l'intervista. Grazie a voi. Allora intanto, come hai deciso di partecipare e ti aspettavi di vincere? Allora, vincere no, scusate, sono un po' emozionata. E, ho partecipato per gioco, perché so che si vincono delle cose, a ogni mamma serve magari anche un buono sconto per pannolini, per creme. E ho deciso di partecipare anche perché conosco la Luana, che è una veramente una brava persona, sa organizzare. Ti hanno tirato dentro, possiamo sì, dire. Sì, ecco. Ti hanno obbligata, dai, possiamo dire. No, obbligata no, però anche ho detto mi faccio un'esperienza, insomma, dai, tanto non devo rendere conto a nessuno, quindi. E niente, però di vincere no. Ti sei divertita però, che questo è l'importante. Sì, quello sì, ma anche perché chi mi fa i capelli, chi mi trucca, è bellissimo. No? Sì, come... Oh, guarda, il dettaglio della stellina sul capello anche. Oltretutto una mamma un po' atipica, tutta tatuata, io adoro. Schiena. Bene, è giusto che vinca la mamma del nuovo millennio, possiamo esatto, dire. Tatuata. Benissimo, Cristina, grazie ancora, complimenti. Grazie a voi, grazie mille, veramente. Ciao. Ciao. Adesso l'elezione di Mister Papà di Bolzano e dintorni. E abbiamo qua i due partecipanti che sono emozionatissimi. Salve partecipanti, come state? Siete emozionati? No. Lei mi sa da uno che si trova qua per caso? Scusate. Insomma. Obbligato? Sì, dalla moglie. Ah, va bene, dai.
vedrà che spaccherà, non si può dire cosa, ma spaccherà. Se va male arrivo il secondo. Vabbè, è un ottimo risultato comunque. Infatti siamo in due. E l'altro papà è ancora più emozionato, proprio lo vedo che non sta nelle braghe, come diceva. Di nuovo a me l'intervista. Sei lei che partecipa, non è mica colpa mia. Adesso eravamo in nove, siamo rimasti in due, vediamo chi vince. Fatevi una domanda e datevi una risposta, come si dice a casa. E faremo pari o dispari. Mi raccomando. Bolzano conta su di voi. Va bene, okay, va bene. Vogliamo vedere. Mister Bolzano 2015 al Summer Cup. Ringraziamo, vince una depilazione completa del corpo. Siamo proprio in mezzo alla premiazione di Mister Papà di Bolzano. Siamo proprio tra le scatole, se si può dire, e siamo qui con l'emozionatissimo vincitore. Dai, piangimi un attimo. No, come faccio a piangere? Bravissimo! Allora, sei felicissimo di aver vinto. Sono contentissimo, sì, sono felicissimo. Sì, c'è una bozza di mano. Vado a scolarla subito a casa appena arrivo. E non mi stai invitando? Eh? Non mi stai invitando? La donna poi mi ammazza. Vero? Scusa, c'è uno che mi sta importunando qua dietro. Ci siamo, devo dare la coppa, lui vince. La coppa al vincitore! Emozionato, non sta nelle mutande. Mister Papà 2015. Mister Papà 2015. Ripiamo. Piangi, se non piangi non è legale. Che schifo che fai. Per faccio piangere il mio bimbo, così piange meglio. Mister simpatia invece al nostro Josef von der Vogelweide, originario della profonda Val di Vizze. Allora, mister simpatia, mi dica qualcosa di simpatico. Ah, sono stato contento di aver partecipato e grazie a tutti. Cosa dici, sei contenta? Sì. Come ti chiami? Jasmine. Domanda alla Nicolina. E tu invece qui? Sei stata contenta? Sì. Sei emozionata? Però sei bellissima, lo sai? Fammi vedere il vestitino, dai, gira un pochino. Wow! Bellissima! Altro che mister simpatia qua, doveva vincere lei e lei. Grazie. Grazie mille.